Allora, nuovo video, questa volta volevo fare la challenge come stanno facendo tutti su YouTube. Per cui la challenge, praticamente come leggete dal titolo, è Mangio solo cibo con le iniziali del mio canale per 24 ore. E siccome ho visto che molte persone stanno facendo queste challenge, ho detto perché non provarci a farla anch'io. E ovviamente se vi piacciono queste challenge, dove prendo anch'io cioè praticamente gli stessi video che fanno le YouTuber, fatemelo sapere sotto in questo video. Per cui oggi è giovedì, io ovviamente al pomeriggio lavoro, per cui lo spuntino praticamente non so se riuscirò a farlo, semmai lo registro il giorno dopo un pezzetto, solo quel pezzettino lì. Dato che lavoro dalle 2:30 alle 5:30, io non posso, diciamo, registrare e fare quel pezzettino lì dello spuntino, per cui lo registrerò in un altro giorno, però lo metterò insieme su questo. Ok, per cui iniziamo con la colazione per il mio, ovviamente il mio canale si chiama Fragolino86, per cui devo trovare tutte le cose che iniziano con la F. Iniziamo con la colazione, vi faccio vedere cosa ho comprato al Bennett e cosa faccio, praticamente cosa mangio a colazione, per cui vi faccio vedere. Allora, al Bennett ho preso questo per fare colazione, i fiorentini mai provati alla albicocca, le fiorentine, vediamo come sono, e sono dentro 5. Poi mi faccio il tè ai frutti misti con la vera frutta, anche questo qua. E poi ho preso le fette biscottate, queste qua. Così per colazione mangiamo queste. Per cui per adesso iniziamo, non c'entra niente lo scontrino, iniziamo a fare questo di colazione. Ha un gusto strano. Non so, un gusto Infatti, mi cade sempre. Con l'effetto biscottato sono più buone. Assaggiamo le fiorentine. È la prima volta che li prendo.
sono 7. Pensavo che erano molto più buone. Pensavo più buone. Invece sono secchissime. Non ne vado pazza. Che poi mai sentite fiorentine? Ma però almeno iniziano con la F. Questi pensavo meglio, però ha un gusto strano, non lo so. Sottilisti. Forse è troppo dolce. Coloretto. Allora, sono le 12:11, per cui mezzogiorno e 11. Adesso mangiamo, cioè faccio il pranzo e avevo pensato di continuare con lo spuntino il giorno dopo, dato che lavoro, avevo intenzione di fare così, anche se questa challenge è un po' così, dato che gli altri riescono a farla come si deve. Io non avendo il tempo per il semplice fatto che lavoro, non è facile per me fare le challenge dove mangio, eccetera. Però per il momento facciamo così, poi quando andrò nella casa nuova cambierà la challenge, sarà più bella. Comunque andiamo a mangiare. E per la sera spero di riuscire a registrare cosa faccio, cioè cosa mangio per cena, ma intanto vediamo per il pranzo. E è un po' complicata la challenge, dato che devo trovare qualcosa con la F e con la F ci sono poche cose. Specialmente per mangiare, cioè per cui devo decidere o mangiare il fritto o mangiare la frittata. E credo che adesso andiamo giù, vediamo se c'è il fritto da mangiare, se no mi faccio una frittata per forza. Per cui questo challenge è un po' così. Però ho visto che la challenge che sto facendo io adesso, a meno su YouTube per il momento non c'è quella del canale, del nome del canale, Per cui fatemi sapere se qualcuno l'ha fatta questa challenge, che sono curiosa. Io l'ho inventata, cioè l'ho inventata, mi è venuto in mente di farla all'incontrario, invece di fare quella del nome e cognome
ho detto perché non fare quella del nome del canale, che è carina come idea. Per cui fatemi sapere se le persone che fanno i video su YouTube hanno fatto questa challenge. Sono molto curiosa e ovviamente fatemi sapere se vi piacciono queste challenge. Le mie challenge sono un po' particolari perché non sono proprio come le altre. Però vabbè. Spero che vi piaccia lo stesso. Andiamo a mangiare, che è meglio. Ok, allora siccome ho detto vabbè faccio una frittata, non potevo mettere il prosciutto e la Philadelphia, la sottiletta, io la mangio così, però dato che inizia tutto con la F non potevo metterli, allora ho fatto una semplice frittata normale. In più, siccome non ho la Fanta, perché mi sono dimenticata di comprarla, ho trovato questo qui che è un goccio di frutti tropicali. Questo, che ci sono i frutti. È un goccino perché è ormai finito, per cui mi tocca bere per forza questo. Per cui mangiamo. E siccome non c'è niente nel frigo con la F, domani vado al supermercato, compro qualcosa, così almeno continuo la challenge domani perché non c'è niente. E dato che io non posso oggi perché devo lavorare, mi tocca fare due volte, cioè 2 giorni la challenge. Per cui non credo che è superata. Sfigata. La sfiga che ho è che quando pensi di trovare tipo i funghi, allora ci sono i finocchi, ma mangiare solo i finocchi io poi dopo avrò fame, per cui è inutile. Per cui stasera ci saranno solo i finocchi e basta. Dato che ci sono altre cose, ho deciso di farla il giorno seguente perché non c'è niente. È talmente sono sfigata che questa challenge non è superata, dato che nel frigo non c'è niente con la F. C'è tutto con altre lettere, ma non c'è niente con la F, per cui sono sfigata. Spero che la prossima challenge del nome e cognome sarà meglio che questa. Cioè, per farvi capire, neanche metà bicchiere. A parte che il succo, perché praticamente è succo, succo con la frittata. Che bello. La prossima volta mi compro tutte le cose.
Niente, ci vediamo il giorno dopo per lo spuntino, perché ho registrato il video proprio quando era meglio che non lo registravo. Ci vediamo il giorno dopo, sperando che le prossime challenge saranno più belle. Devo trovare un giorno in cui riesco a registrare per fare una challenge 24 ore su 24, perché il giovedì non è adatto per registrare le challenge di 24 ore, dato che io lavoro. In teoria anche gli altri giorni, però forse un buchino riuscirò a trovarlo. Vabbè, ci vediamo dopo per lo spuntino. Adesso facciamo lo spuntino, cioè merenda. Come merenda ho preso le fragole. Praticamente qua facciamo il frullatino alla fragola, ma non con il latte, ma con il ghiaccio e l'acqua, che adesso vi faccio vedere. E con le fragoline facciamo questo, per cui il frullato. E ovviamente ci mangiamo la focaccia, questa classica, focaccia classica. Non so se si vede. Comunque, mangiamo la focaccia classica con il frullato di fragola. Non è che sia, diciamo, ottimo da mischiare, ma chi se ne frega. L'importante è che sono tutti con la per cui andiamo a preparare il frullato e a mangiare la focaccia. Frullato pronto alla fragola. Mangiamo la focaccia. Metto che ne caccia. Secondo me con lo zucchero è più buono. Poi ci sono i vicini che fanno casino. Cosa stanno facendo? Merenda conclusa. Ci vediamo stasera. Allora, non ne vado pazza della Fanta, però siccome con la F c'era quella, allora sono fatti così, non so se si vede. Vediamo come sono, è la prima volta che li prendo. Male.
È arrivato il mio cane. Anche questi però riempiono, sono piena. Io adoro i funghi, sono troppo buoni. Comunque una porzione, cioè si è già piena solo con quelli lì. Ovviamente non li posso mangiare tutti e tantomeno neanche, diciamo, fino a qua, anche perché fanno male e non vanno bene, per cui se ne mangiano pochi. Io l'ho prese tanto per cioè non per provarle, so come sono, ma erano in promozione, l'ho prese, se no non li prendevo, neanche perché i funghi iniziano con la F, per cui ho detto mangiamo anche questi. Comunque ve le consiglio, se li prendete, sono molto buoni. Cioè, si sente gli spinaci, la mozzarella e il salmone. Per cui prendeteli se per caso vi piacciono. Cioè, provateli che... Ok, niente. C'è il mio cane, non so se si vede, che voleva la pappa. Adesso ti do due crocchette, va bene? Eh? Allora... Sì, io ovviamente avendo problemi a registrare la sera perché è buio eccetera, non ci sono le luci e ovviamente non posso mettere le luci come ce l'hanno praticamente, facciamo così se no mi fa male il braccio, le persone che fanno i video, giustamente io la sera non riesco a registrare, certe volte faccio fatica, specialmente quando siamo qua in cucina, che la luce è pessima, per cui alla sera è molto complicato registrare. E allora ho deciso di farlo praticamente a 11:30, come sera. Per cui, cioè, per me è praticamente pranzo, ma per la challenge la sto facendo alla sera. Per quello che c'è questo, diciamo, tra virgolette, sole, si vede così bene, se no, se lo registravo la sera si vedeva malissimo. Solo per quello, per cui scusate se questa challenge è un po' così e non è uguale, identica alle altre, però vabbè. Spero che lo stesso, questa challenge vi piace. Se per caso vi piace fatemelo sapere sotto in questo commento, se ne volete altri praticamente dove mangio per 24 ore, qualcosa, non so, quello che volete, basta solo che me lo scrivete qui sotto
e io farò questo challenge di 24 ore del cibo, eccetera. Se ovviamente vi piacciono queste challenge, dato che lo fanno gli altri, ho voluto farle anch'io. Detto questo, spero che il video vi è piaciuto, questa challenge anche. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina così vi arrivano i video che, diciamo, carico sul mio canale. E vabbè, mettete un bel mi piace e lasciatemi un commentino qua sotto che ovviamente li leggo tutti. Sono curiosa di sapere se avete qualche idea su altre challenge di queste mangio cibo di 24 ore. Fatemi sapere qualcosa se vi piacciono, se volete che faccio questi video, tanto per cambiare, perché secondo me fare sempre i vlog dopo un po', secondo me, scocciano. Per cui se faccio anche altri video diversi, secondo me è più bello. Per cui fatemi sapere se avete in mente qualche altra challenge, qualcosa che vi piace, qualche video che volete che faccio. Io ovviamente ho tanti video in programma, moltissimi, per cui è un po' dura, però piano piano li farò tutti e saranno molto molto più belli di quelli che sto facendo adesso. Per cui niente, detto questo che parlo fin troppo, ci vediamo al prossimo video o forse alla prossima challenge, chi lo sa. Per cui noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!